terribile è la giustizia di Dio, ma non scordiamo che anche la sua misericordia è infinita. Ben ritrovati, cari fratelli e care sorelle, qui dagli studi di Teleradio Padre Pio, in questo pensiero al giorno, che oggi diventa molto interessante e anche molto attuale, perché in quello che abbiamo appena sentito, Padre Pio crea una sinossi, quasi fossero i due fuochi di una ellisse, tra la giustizia di Dio e la sua misericordia, alludendo e intendendo, anzi esortandoci, ad avere molta più fiducia nella misericordia di Dio piuttosto che nella sua giustizia. Ora, qui Padre Pio, che era anche un teologo, aveva studiato teologia, ma lo ripeto, un buon conoscitore di San Paolo, gioca sul fatto che interessa anche a noi se viene prima la giustizia o la misericordia di Dio, o diciamolo con un linguaggio contemporaneo, ma può Dio aver misericordia alla fine dei tempi con coloro che durante tutta la vita si sono comportati ingiustamente? Padre Pio aveva presente anche quelle che erano le teorie teologiche del suo tempo, e cioè il fatto che dopo la nostra morte il nostro giudizio sarà soltanto un autogiudizio. Se uno si è sempre comportato male, Dio può soltanto prendere atto di ciò che ha fatto. Ma non è questa la corretta interpretazione di ciò che Padre Pio ha voluto dirci nel brano che è stato appena ascoltato. Ed è esattamente questo. Padre Pio qui, lo si può dimostrare con altre lettere, aveva in mente l'episodio della donna adultera che è rubricato, cioè registrato, nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, versetti 1-11. Sapete benissimo, la donna adultera fu accusata di essere stata trovata in flagrante adulterio dai farisei che appunto volevano lapidarla, e Gesù cominciò a scrivere per terra. Tutti cominciarono a lasciare il posto perché nessuno poteva scagliare una pietra in quanto tutti erano peccatori, e registra Giovanni, attenzione importante, rimasero soltanto Gesù e la donna, si dice in greco ento mezzo, cioè lì nel mezzo. E Gesù, citato da Padre Pio, gli chiede alla donna, quasi con un linguaggio ironico: donna, dove sono andati? Nessuno ti ha condannata? È una domanda ironica. E la donna, con una dolcezza pentita, incredibile, gli rispose: no, Signore, nessuno. E Gesù le ingiunse: neppure io ti condanno. Vai in pace e d'ora in poi non peccare più. Sorelle e fratelli, quando Padre Pio, in questa lettera che abbiamo sentito, ci presenta davanti la dialettica oggi oltremodo interessante del rapporto tra giustizia e misericordia, intende dire che la misericordia avrà la meglio nel giudizio, come è scritto nella Bibbia, ma in questo senso, che quando arriverà l'ora del giudizio, che peraltro è stato commissionato da Dio Padre soltanto a Gesù, traduco, soltanto Gesù sarà l'unico che ci giudica, non sarà lo Spirito Santo, non sarà il Padre, ci saremo solo noi e Gesù. Noi saremo nel mezzo e lì ci sarà Gesù. Però attenzione, nel rapporto tra giustizia e misericordia, Gesù, che è il Figlio di Dio, è la personificazione della misericordia del Padre. Ora, per concludere questo pensiero di oggi, di fatto, quando fu scritto da Padre Pio, che cosa intendeva veramente trasmettere questo santo stigmatizzato che aveva percepito il dolore delle stigmate del Figlio di Dio nel proprio corpo? Che se anche noi su questa terra non vedessimo e non vediamo di fatto il raggiungimento di una perequazione, di una vera giustizia, non dobbiamo mai disperare.
perché giustizia sarà fatta, certamente sarà fatta. Giustizia e diritto sono la base del suo trono, è scritto nella Sacra Scrittura. Ma dopo la giustizia ci sarà sempre l'aurea misericordia, l'aureo alone della misericordia di Dio. Gesù sarà nel mezzo e ci saremo soltanto noi ad essere giudicati da Gesù. Ma Gesù è colui che ha sofferto per guadagnarci per sempre la vita eterna.